Luciano, aggredito a colpi di sbranga nel tuo locale, cosa è successo? È successo che c'era un ragazzo qui sabato sera, 18 di giugno, e niente, ha avuto un piccolo battibecco con un cliente qui, poi dopo ho sistemato tutto, si sono calmati, ha bevuto l'ultima birra qui con me, mi ha salutato, mi ha chiesto scusa, tutto. È andato nel retro sul parcheggio per prendere la macchina, non so dove, ha trovato una sbranga di ferro, è entrato nel mio locale, ha tirato il primo colpo qua e poi mi ha tirato un colpo in testa. Che conseguenze hai riportato? Conseguenze, ho 12 punti qua, 6 qua, ho mal di testa, mi fa male l'orecchio, sto facendo occhio nero, visite mediche, infatti si vede. Come mai tanta violenza? Non lo so. Io nemmeno lo conoscevo, il giorno dopo ho saputo il nome suo, non ci ho mai parlato, mai avuto un problema con lui. È un ragazzo del posto? È un paese qui vicino. Ma la denuncia? La denuncia per adesso l'hanno fatta i carabinieri, io sto facendo tutti i referti medici, quando sarò pronto la farò anch'io. Ma tu hai paura mentre stai qui a lavorare ancora? Ho paura perché come è entrato una volta può entrare di nuovo e la mia compagna ha terrore di stare qui la sera. Perché può tornare a qualsiasi momento. Da cosa nasce la discussione? Non lo so, io non lo conosco, non ho avuto mai... Tu prima hai detto che avevi avuto una... Ho avuto un battibecco con un cliente, era un signore che stava con la figlia minorenne e ha molestato questa ragazza, il padre giustamente... L'ha infastidita? Sì, l'ha infastidita e giustamente il padre gli ha detto vedi che sono il padre, non infastidire mia figlia, hanno avuto un piccolo battibecco, poi sono entrato io, gli ho detto divertiamoci, non facciamo casini, si sono calmati tutti e due, poi il padre con la ragazza se n'è andato per evitare problemi e invece questo ragazzo è rimasto tutta la serata, ha bevuto qua con noi, c'era la musica live, abbiamo suonato, abbiamo fatto una bella serata e vi ripeto l'ultima birra se l'è bevuta con me, mi ha salutato, mi ha chiesto anche scusa, non succederà mai più una cosa del genere, ho detto basta che non succede, sta tutto a posto, mi ha salutato, è andato dietro, non so dove ha trovato una sbranca, è entrato dentro, il primo colpo là, io sono andato vicino per vedere che stava succedendo e mi ha tirato un altro colpo, poi quando sono caduto a terra mi sono fatto anche questo, mi sono fatto male anche qua, mentre io sanguinavo a terra ha provato a tirarmi un altro colpo. E meno male c'era un mio amico, un compaesano, che lo ha preso dietro alle spalle e gli ha dato una spinta fuori. E ha ricevuto anche lui un po' di calci e un pugno. Cosa ti aspetti dalla giustizia ora? Io aspetto solo che gente così non deve stare in circolazione. È pericoloso per me, per gli altri, per tutti. Luciano ha affidato al mio studio l'incarico di tutelare i suoi interessi. In realtà nell'immediatezza dei fatti già sporto querela ai carabinieri della locale stazione che sicuramente nel migliore dei modi, come sempre, effettueranno il suo lavoro solo alla luce della gravità delle lesioni che ha riportato, che forse nell'immediatezza dei fatti non è ben raffigurata nel referto di pronto soccorso, ma certamente la malattia purtroppo è ancora in essere, quindi sopraggiungerà successiva documentazione medica, valuteremo l'opportunità di sporgere un atto di querela integrativo rispetto a quello che è già stato ratificato a lui personalmente, dove metteremo meglio in luce a mente fredda lo svolgimento dei fatti, indicando i tanti testimoni che erano presenti, perché la versione dei fatti che è stata testé fornita da Luciano sicuramente sarà supportata dalle tante persone che erano presenti e sfido chiunque a poter ritenere di sostenere in un eventuale dibattimento, che speriamo quanto prima si sosterrà, una versione diversa. Quello che è certo è che in questo caso, devo dire più che come avvocato, come cittadino, è veramente in gioco la sicurezza pubblica, perché è inconcepibile che in un locale pubblico possa avvenire un fatto di una tale gravità e un soggetto impunemente si possa allontanare e costituendo ancora una minaccia per la pubblica incolumità.